Buongiorno a tutti quanti, oggi è un giorno molto speciale perché vado a Milano e sono molto felice e infatti oggi voglio portare con me, perché sarà una giornata davvero fantastica. Ora sono a Genova, mi sono cambiata, mi trucco e ci risentiamo dopo. Allora, siamo arrivati all'hotel del Principe di Savoia. Max, qui è la camera, anche se non si vede molto bene, ora farò fare un giro. Però ti puoi buttare sul letto. No, vabbè, meglio di non, non voglio rovinarle, ti voglio perfetta. Ci mettiamo a posto e poi andiamo a prenderci qualcosa su dalla terrazza. Non può essere inquadrato. Assolutamente vero? No. Prima vedere. Mi sistemo perché ho dei capelli che sono allora, osceni. La vista questa sera sarà molto... Ho portato così a casa delle mele, di tre colori diversi pure. Allora, volevo parlarvi di una cosa, cioè volevo annunciarvi che appunto... A maggio, come data diciamo non ancora sicura, cioè il 15 maggio, però non è ancora una cosa certa, uscirà il mio secondo romanzo, intitolato Dimmi che ci credi anche tu, e vi lascerò qua, credo, spero se riuscirò a montarla, la copertina, che non ha ancora visto nessuno, quindi la state guardando in anteprima mondiale proprio. E quindi niente, sono molto felice di annunciarvi questa cosa, perché comunque il secondo, diciamo, io lo vedo come... Un lavoro più maturo rispetto al primo, giustamente anche perché io sono cresciuta, i personaggi sono cresciuti e non vedo l'ora che lo leggiate. Appena avrò la trama vi pubblicherò tutto quanto su Instagram, vi metterò anche la copertina su Instagram ovviamente. Tra l'altro non abbiamo ancora detto perché siamo qua a Milano oggi, ma appunto stasera andremo all'anteprima del film di Sofia Viscardi, Succede. Ci ha invitato all'anteprima privata con tutti i suoi amici, quindi stasera andremo lì io e Marco, vi porterò con me, farò un po' di video perché niente, ci tenevo come speciale 100.000 iscritti, che non me lo sarei mai aspettato nella vita, giuro. Ma no, aspetta, deve essere tutto perfetto. Allora, praticamente... Aspetta, che dobbiamo partire tipo così, come i veri YouTuber. Ciao a tutti quanti, io ho deciso... Aspetta. Ho deciso di fare questa challenge, diciamo che non è una challenge, è una cavolata, perché ci hanno portato queste mele. Queste quindi, tre mele. Esatto, le ho tagliate a spicchi, quindi noi le assaggeremo. E diremo qual è la più schifo, esatto. Qual è la più buona in realtà, quindi... Tra l'altro devo dire che hai un futuro da chef. Gli hai tagliate con una perfezione. Dovresti andare a fare Masterchef. È vero, secondo me potresti anche vincere. Detto, quella assaggiamo prima, che stanno vedendo. Vado a mettere giù queste. Vai. Perché sennò... Io rimango. Allora, secondo me dovremmo assaggiare prima quelle rosse. Ok, vai. Sono quelle secondo me più buone. Che voto ci dai? Da 1 a 10. 5. Vabbè. Andiamo a quelle verde chiaro. Guarda, a me la mela verde mi piace molto, quindi la lascio per ultimo. Vediamo, vai. Sembra un po' tipo la pera, mi ricorda molto la pera. Ci do un 7. Io che sono un pochino più cattivo, un 6. Manca l'ultima. L'ultima. Non ci do 6. Quella che... Tu hai dato 7, che migliora che era tipo quella, secondo me, da minore aspettativa, era la più buona. Vedi che alla fine non bisogna mai guardare l'apparenza. L'apparenza inganna, ecco. Ragazzi, una lezione bisogna sempre, importante. Bisogna sempre andare nella profondità delle cose, e anche sulle mele c'è questo insegnamento. Buona. Non è vero, faccio la schifo, ma te la lascio. Questa è la mela vincente. Quella ragazzi, questa è la mela vincente. Se per caso venite al Principe di Savoia, sappiate che quella in mezzo, al centro, è esatto. La mela più buona. Allora, qua dove stavano Michael Jackson e Miley Cyrus? Ogni giorno una lettera. Esatto, allora sto facendo per una persona che non vi dirò mai ogni giorno una lettera perché sono molto romantica. Comunque questo è il corridoio dell'hotel Principe di Savoia. E Marco mi ha detto che tra poco verranno a farci la camera, perché ogni volta che uno esce di casa gli fanno la... Di casa, vabbè. Di casa, ormai è diventata casa nostra. Di camera, ti rifanno praticamente la camera. Però no, non hanno niente da rifare. Sul letto mica abbiamo saltato. Infatti... Tu hai detto no, non ci sediamo, sul letto deve essere impeccabile. Vabbè, però le mele devono toglierle. Le mele le devono togliere, hai ragione. Covato.
Esatto, prendiamo l'ascensore. Bello, perché devi sapere che non sai mai qual è l'ascensore che arriva. Guarda come smollano tutti. È vero. Quando arriverà partono le scommesse. Questo, vai, grande. Allora, vuoi andare dove? Dove stiamo andando? Buongiorno. Prego. La porta va a fare un giro. Salve. Prego. Bello. Oramai dopo tutte le volte che sono venuto posso farti fare io il giro dell'hotel come se fossi di casa. Sì, infatti, ora sai cosa? Mi fai una foto così se viene carina la pubblico. Vai. Aspetta, teniamo. Allora. Stiamo andando, cioè siamo entrati tipo in un altro hotel solo per andare al bar senza un motivo. Allora, io mi sono presa il cappuccino e no, Marco si è preso scusati. Un caffè. Allora, stiamo alla ricerca della camera di Harry quando è venuto il principe di Savoia. Perché loro hanno affittato tipo tutto il piano. Chi mi conosce sa che io non riesco a stare vestita con gli stessi vestiti per più di 8 ore. E infatti la mia valigia è piena di cambi, infatti mi sono già cambiata. Grande Lunola. Abbiamo appena bevuto acqua frizzante con limone. Torniamo in hotel e poi ci prepariamo perché stasera c'è l'anteprima. La prima di Sofia. Non siamo fuori. Allora Marco è felice perché finalmente è riuscito a prendersi il suo palloncino. E ora si sente realizzato, vero Marco? Veronica, se guarderai questo video, come sicuramente penso Veronica farai, ricordati quella volta che abbiamo mangiato l'elio in... dove eravamo? Sulle spiagge di Joan. Sì, a Joan Le Pen. Joan Le Pen. Allora, dobbiamo chiamare la reception per chiedere se hanno carico batterie per la videocamera, perché si sta scaricando, ragazzi, sta morendo. Si sapranno aiutare? Comunque, lì c'è il nostro palloncino. È molto carino, è verde. Sì. Bello, sono io! Ti posso chiedere solamente se non la posso fare neo oggi. Perché qua lì sono tipo una prima e adesso sono tutto in hotel, ho detto... Allora, tra pochissimo usciamo. E niente, siamo molto felici. La e batteria stiamo andando morirà. In hotel. Stiamo no, andando in hotel. Stiamo andando alla prima del film di Sofia Viscardi. Succede. Succede. Ciao. Grazie di questo fatto tutti. Ho pensato un sacco a questo momento. Adesso ovviamente non so che cosa dire. Vabbè, indubbiamente sono molto emozionata di aver dato origine a questo. Sono qui, ovviamente, grazie mille. Il film è finito, è stato qualcosa di bellissimo. Allora, io penso che i campi lunghi su Milano siano stati davvero molto molto ben curati. E soprattutto ho trovato la fotografia davvero vincente. Cioè, bellissima la fotografia, giuro, bello il film, quindi complimenti a Sofia. Soprattutto sono felice per Sofia che è riuscita a coronare anche questo io, davvero. Sogno. E davvero, cioè, è un obiettivo che si raggiunge. Infatti tipo quando le sono abbracciate poi lei si è messa a piangere, è stato stupendo. Comunque, detto ciò, vi salutiamo, oggi è stata davvero una giornata fantastica e ora noi andiamo a mangiare. Io ci non vediamo. Ho fame per niente in realtà. Vabbè, andiamo a fare quello che dobbiamo fare con gli altri. Ah, ok. Andiamo in hotel, ci cambiamo, lasciamo le cose e poi raggiungiamo gli altri in questo esatto. modo. E quindi niente, ciao a tutti, salve. Bella. Ciao. Buongiorno. Sele. Lo sapevo, altrimenti non l'avrei presa gialla. È vero. È carino, grazie.